I set the tone. I don't know, I'm ready to go. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go. Tonight I'm a different guy, the girl of other things, you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, cause you're ready to go. Is that a yes or a no? Ed eccoci qui per lo spazio dedicato al calcio a 5, mi sbaglierò, ma la scaletta mi dice di presentare subito gli ospiti. Allora cominciamo con Daniela Romanisio, volto nuovo. Buonasera Daniela. Buonasera a tutti, buona domenica. Mi impongono di chiederti come è passata la settimana. Benissimo. A me non è che interessi molto, però me l'hanno chiesto. Molto bene? Molto sì, bene. Lavorando? Sto lavorando, sì. Va bene. Poi abbiamo, vabbè. I mitici, Andrea Trovato, non da quel film famoso che di qualche anno fa, e Pino Laronese. Buonasera a tutti e due. Buonasera. E poi abbiamo Alex Stanescu, ho detto bene, giocatore dell'MF e due campioni in erba, allievi di Pino, Nini Punzuruddo, il che è tutto detto, ma Federico Bugge e Matteo Michillo. Buonasera. Com'era Nini come allenatore? Un grande mister. Vabbè, diciamo la verità, grande mister, preparato, molto preparato, sì, vi ha fatti crescere, assolutamente, a posto siamo, va bene, allora Andrea a te la parola per presentare la puntata. Assolutamente. Impresa dei giovani bassotti che espugnano il difficile campo dell'MF. E nel frattempo, in Serie C2, allora c'è stato qualche problema in regia e quindi lo vedremo magari se riusciremo più avanti, allora cerchiamo su, ecco non si vedrà più perché c'è stato qualche problema, un problema tecnico, questi sono il bello o qualcuno dice il brutto della diretta, noi siamo, purtroppo non ha funzionato come doveva andare. Allora, dopo aver presentato gli ospiti, bisogna lanciare il servizio, credo che sia pronto, sono tutti un po' agitati perché c'è Juve Milan, andiamo a vedere il servizio di C1 MF Passotti, almeno questo era nel programma, vediamolo. Amici sportivi di Spazio 5, siamo in compagnia di Federico Perella, giocatore dei Bassotti. Federico, un primo tempo un po' in sordina e poi un secondo tempo decisamente importante. Sì, nel primo tempo diciamo che non abbiamo messo la giusta cattiveria, più che altro l'intensità nel girare la palla, che su questo campo scorre bene. Secondo tempo il mister ci ha caricati, ci ha fatto capire che la partita era assolutamente alla nostra portata. Dovevamo portare a casa i tre punti visto che ne avevamo già persi tre sabato scorso ad Asti e quindi la cattiveria è uscita fuori, forse gli avversari non se la sono aspettati, se la sono aspettata tanto e siamo riusciti a esplodere. Facciamo un po' di statistica, 12 gol a Rosta, 9 oggi, una sconfitta di misura contro l'Antignano, solo salvezza per questi Bassotti? Per adesso sì, iniziamo a raggiungere i fatidici 40 punti salvezza e poi tutto quello che viene è di sicuro di guadagnato. Quest'anno partiamo con una rosa giovanissima, come vedete, un po' di esperienza, ma 2 anni, niente di che, confronto a giocatori come l'MF che hanno fatto anche Serie B. E niente, adesso dobbiamo solo lavorare, dobbiamo metterci la grinta, dobbiamo lottare su ogni pallone in ogni partita. Poi quello che verrà sarà tutto di guadagnato. Siamo in compagnia di Mauro Corneli, allenatore dell'MF. Avete tenuto discretamente bene il primo tempo e poi nel secondo i Bassotti hanno dilagato. Cosa è successo? Niente, è successo che siamo 5 persone dall'inizio dell'anno, abbiamo 5 infortunati, stiamo cercando di recuperare il più possibile, sapevamo della difficoltà della partita perché i Bassotti comunque sono molto bravi a campo aperto, sono giovani, veloci, rapidi. Abbiamo tenuto bene il primo tempo, potevamo fare qualche cosettina in più all'inizio del secondo, dove magari potevamo fare anche un gol, e poi l'ultimo quarto d'ora purtroppo non avevamo più le gambe, non avevamo più il fiato per correre lì dietro e hanno fatto 4-5 gol a campo aperto, ma lo sapevamo dall'inizio, era difficile, siamo contati, speriamo di recuperare il più in fretta possibile gli infortunati, che è quello che in questo momento mi preme di più. Previsione di recupero dei vari infortunati?
Ma siamo con due problemi muscolari che sono Orlandin e Patti, che ha preso una forte distorsione con l'interessamento dei legamenti. Abbiamo altri due traumatici che sono Di Matteo e Zucco. Oggi siamo riusciti a recuperare Forcella all'ultimo minuto, ma parliamo almeno minimo delle 2-3 settimane, quindi sabato abbiamo di nuovo un altro scontro importantissimo e ci ripresenteremo con la stessa squadra di oggi e dobbiamo stringere i denti in questo momento che è molto, molto critico come numero di giocatori. Ed eccoci rientrati in studio. Allora, la nostra Valentina, che è la segretaria di redazione, ha una scaletta veramente ferrea e mi dice passare la linea a Daniela, eccola lì, e lettura dei tabellini di C1 e classifica. Quindi andiamo a vedere i risultati, allora, e di conseguenza la classifica. I risultati della terza giornata di C1, allora CR di Chiavazzese 11-3, MF I Bassotti 4-9, ST Sportiamo 3-2, Futsal Villa Real Mirafiori 9-5, Libertà Santignano Castellamonte 4-4, Top 5 Sporting Rosta 10-2, Riposa Bra. Allora possiamo anche vedere adesso la classifica, eccola qua. Allora, per la classifica in testa Libertà Santignano con 7 punti, I Bassotti Top 5 e MF con 6 punti, CRD Castellamonte e Bra 4 punti, Futsal Villa Sportiamo, ST Real Mirafiori e Chiavazzese 3 punti, Sporting Rosta 0 punti. Allora, Pino. Allora, Alt. Dimmi tutto Giancarlo. Alt. Salutiamo chi dobbiamo salutare. Ah sì. Il microfono però se te lo porti non ti sento solo io. Due cose veloci. Innanzitutto Spazio 5 si stringe a Maurizio Merante perché è mancato suo papà e quindi gli facciamo le condoglianze da parte di tutto lo staff di Spazio 5. E volevo fare un grosso in bocca al lupo a Giacomo Cantone, il giocatore della Unione dell'Asti, che si riprenda presto. Veniamo pure al campionato di C1. Minchillo. Ma quel gol all'incrocio, ma di la verità, stavi cadendo? Stavo cadendo. Federico? Però non lo devi dire, non dirlo. Secondo te? Volevo veramente metterlo lì, Alex? Secondo te voleva metterlo lì? Ex, gli passi per il microfono. Sì, ha cercato quell'angolo lì. È stato bravo lui, perché non me l'aspettavo neanche io. Tirasse di prima, è stato veramente bravo, complimenti. Grazie. Allora, questa volta sei stato bravo. è tutto grazie al mister Eboli che ci ha fatto fare quello specifico allenamento tutta la settimana. Quindi provato questo schema. Poi complimenti innanzitutto per la vittoria. Se l'MF fosse stato al completo, secondo te Minchillo, che partita sarebbe stata? Secondo me avremmo trovato più lungo, molto più lungo. Comunque l'MF ha giocato con giocatori molto forti e molto preparati. Vedi Morrone, vedi Lover, vedi Sichera. Quindi diciamo che non erano proprio sprovveduti. Noi abbiamo dato tutto, poi come è andata la partita lo sanno tutti. Quindi aspettiamo il ritorno, vuol dire che aspetteremo il ritorno. Certo. Federico, a questi Bassotti cosa manca per crescere definitivamente ed evitare quegli errori del primo tempo? Due gol che sono stati proprio due errori, no? Sì, due errori giganteschi che continuiamo a commettere. Diciamo che già dagli anni precedenti, l'anno scorso su tutti, siamo migliorati sia di testa che di attenzione sotto questo punto di vista, però ancora sbagliamo tanto. Migliorare si può solo giocando, noi giochiamo insieme da anni, stiamo continuando questo progetto, che siamo tutti abbastanza giovani, tranne un paio, vedi il nostro portiere Leo e il capitano Costanzo. Uh-huh. E niente, continuiamo a giocare, ci divertiamo insieme. E questo è importante, terzo anno di C1 che lo fate insieme, sì. Però il buon giro palla c'è, però è ora di cominciare a non fare più quegli errori. Sì, è ora di cominciare a essere più cinici. Adesso mi sarebbe un po' arrabbiato per quello, sì, sentivo anche da fuori, anche tanto, sul bugè, la diagonale, sì, è sì, vero? Sì. Quello sì, è arrivato in un momento di stanchezza, anche perché eravamo in pochi, in mancanza di Salzotto e poi... Sì, effettivamente appunto, ho visto pochi cambi, sì, 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 abbiamo fatto una grande partita. Sì, siamo stati anche fortunati dal loro calo, appunto, i tanti uomini che mancavano a loro e poi anche bravi noi, diciamo, dai, diamoci un po' di merito. Certamente. Alex, secondo te quel gol preso a pochi minuti dalla fine del primo tempo e quindi rimesso in gioco i Bassotti sul 2-1, quanto ha inciso?
Per la squadra secondo me mica tanto, perché siamo entrati in spogliatoio dopo il primo tempo con la morale alto, diciamo, e purtroppo loro hanno continuato ad attaccare, l'hanno fatto bene, noi ci dovevamo difendere, poi quando loro sono passati in vantaggio noi abbiamo subito provato ad attaccare e così ci siamo aperti e è successo quello che è successo. Sì, effettivamente c'è stato un crollo, diciamo che dopo il 4-2 vi siete completamente aperti. E mister Corneli cosa vi ha detto negli spogliatoi? Dopo il primo tempo ci ha detto di continuare così, come abbiamo fatto in primo tempo, che abbiamo fatto anche bene, visto il risultato, 2-1. Per me, sinceramente, quel gol è pesato per me, perché non lo devo prendere assolutamente sul primo palo, però, come ho detto già prima, per la squadra mica tanto, secondo me. Ma le assenze, secondo te, hanno veramente inciso su questa partita? Sicuramente sì, perché non abbiamo avuto un vero giocatore difensivo in questa partita, un ultimo vero, diciamo. Morone si è sacrificato tantissimo. Infatti ha giocato dietro. Sì, secondo me ha pesato tantissimo. Allora, come dice Minchi, lo vedremo poi al ritorno, a squadra completa. Vedremo al ritorno, giustamente. Andrea, secondo te? Beh, innanzitutto voglio fare i complimenti ai ragazzi, a Federico e a Matteo, per la ottima prestazione. Non l'ho vista la partita perché ero su un altro campo, ma da come mi hanno raccontato so che i Bassotti hanno fatto veramente un grandissimo secondo tempo. Poi dovevo farlo perché l'avevo promesso, sono già 3 puntate che devo dirlo, i complimenti vanno allo special one Luca Eboli. Vabbè, abbiamo ribattezzato così, visto che abitiamo anche vicini, lui è originario di Ceres, in Valle di Lanza, dove abitiamo noi, e devo dire che sta facendo veramente un ottimo lavoro con i Bassotti, perché prendere l'eredità di uno come Franco Palma, che un mister capace, soprattutto con un grande carisma, credo non sia davvero facile. Però Luca sta lavorando bene, ha lavorato bene con il mister, ancora giocando fino allo scorso anno, ha lavorato bene con i ragazzi seguendoli con l'Under 21, quindi credo che i risultati si stanno vedendo. C'è stato un piccolo passo falso sabato scorso, però il campionato dei Bassotti può essere veramente un campionato importante. Quando Luca mi dice che punta soltanto alla salvezza, io ho detto subito che non ci credevo proprio per nulla. Quest'anno la squadra, con un anno in più di esperienza alle spalle, potrà veramente mettere in difficoltà più volte gli avversari. Si è visto con l'MF, un MF che secondo me non è l'MF vero. Lo diceva prima Alex, una squadra a cui mancavano veramente tantissimi campioni. Daniel si è sacrificato dietro, pur segnando anche 2 gol. E poi immagino che, voglio chiederlo a Federico e a Matteo, giocare contro Daniel, che vi ha fatto veramente fare un salto di qualità importante 2 anni fa, secondo me è stata anche un'emozione sia per lui ma anche per voi, vero? Certamente, sì. È stata, diciamo, una bella emozione, anche perché lui l'anno scorso è tornato a giocare in Serie B, diciamo che è una realtà che lo compete molto, che lui diciamo è più portato a giocare una Serie B anche per il suo modo di giocare, anche per diciamo la sua esperienza. È tornato a giocare l'MF, è stato sicuramente un bel incontro. Andato così, è andato bene per noi, meno male, sono contento così, anche se lui ha fatto 2 bei gol, è andato bene per noi questa volta. Pino, una domanda. Sì. Vedendo i risultati dopo la terza giornata, non c'è nessuna squadra che abbia giocato 3 o 2 partite, perché ricordiamo che questo è un girone dove una squadra riposa a punteggio pieno, che vuol dire che la prima, l'Antignano, ha vinto 2, pareggiata 1. Come la interpreti? È un Antignano che in casa ha fermato un Castellamonte 4-4, una partita sicuramente bella. Quindi il campionato è aperto, quindi a questo punto all'inizio si diceva Castellamonte, Bra, le 2 pretendenti al titolo, ma io direi a questo punto di inserire pure anche l'Antignano, perché sta facendo veramente bene. I Bassotti si sono inseriti bene, l'MF è sempre una squadra che può puntare tranquillamente al titolo, quindi un campionato invincente. Le altre squadre lotteranno per la zona salvezza e metà classifica. Federico, Matteo e ad Alex lo chiedo la stessa domanda, cioè si era partiti che era un campionato che c'erano 2 squadre sopra che dovevano fare il bello e il cattivo tempo, poi ci vediamo che invece il campo è un'altra cosa. Secondo voi favorite rimangono, ma come cambiano le gerarchie? Io penso che comunque l'Antignano è un'ottima squadra. È vero che le favorite restano Castellamonte e Bra, perché comunque
hanno dei giocatori davvero importanti. Per quanto ci riguarda, noi stiamo facendo il nostro campionato senza guardare la classifica. Giochiamo partita per partita e quello che succede, succede. Sicuramente noi giocheremo tranquilli, senza nessun problema. Federico? Beh, è vero che non sono a punteggio pieno, è vero che quest'anno è combattuta, però vedo Castella Montebrà come al solito favorite, perché alla lunga in un campionato non conta solo partire bene, ma conta avere una rosa completa e conta entrare in forma nel periodo giusto, conta non perdere gli scontri diretti, perdere qualche punto all'inizio ci sta. Tra l'altro ho visto la partita del Bra e il CRD ha fatto una grandissima partita, in più avendo giocato già contro l'Antignano posso dire che non è stato un grande passo falso quello del Castellamonte, ma è stato tanto merito dell'Antignano che in casa quest'anno perderà davvero tanti pochi punti, perché sono bravi e poi hanno un fattore campo che li aiuta tanto. Quindi è un campionato fino adesso che comunque si rivela più equilibrato di quello che forse si pensava. Sì, più equilibrato di sicuro, alla lunga non si sa, appunto, squadre, il livello è molto alto, medio alto, quasi tutte alla pari, ogni partita è a sé, diciamo che non è che si entra in campo, che una squadra è già tendente alla vittoria, una squadra deve cercare di strappare il pareggio, anzi, tutte le due le squadre entrano in campo per vincere. E poi in un campionato appunto tra infortuni, periodi di cali di forma e tutto, c'è anche la componente fortuna. Esatto, c'è anche la componente fortuna. Quindi le ditte di Materassi non troverebbero squadra da sponsorizzare. No. Alex, tu come la vedi? Sì, io rimango sempre con le favorite, Bra e Castellamonte, che hanno veramente una rosa molto forte, tutte e due. Poi vabbè, loro, i Bassotti per esempio, hanno dimostrato che sono bravissimi, complimenti a loro ancora una volta. Noi anche possiamo dire la nostra, appena rientreranno tutti i giocatori possiamo dire la nostra anche noi. Va bene, allora abbiamo sentito. Pino, il tuo invece, tu e Andrea, se volete aggiungere qualcosa prendendo il microfono, perché sennò Andrea vuole ancora fare un po' il punto sulla situazione della C1. Bene. Abbiamo già detto anche l'altro sabato, forse fare previsioni adesso che siamo soltanto alla terza giornata è un po' presto. Bra e Castellamonte sono un gradino sopra tutte le altre, è verissimo quello che dicevano Matteo e Federico, giocare in casa dell'Antignano non sarà facile per nessuno. Avevamo qui la scorsa settimana Davi Alves, che è uno dei campioni che quest'anno è andato a rafforzare la squadra dell'Antignano, un Antignano che potrà sicuramente mettere in difficoltà in tanti, però alla lunga vedremo se riuscirà a stare lì con le primissime. Una squadra che sicuramente può arrivare ai playoff, quello senza dubbio, ma competere con Bra e Castellamonte, che hanno una rosa molto ampia, fino alla fine sarà dura. Ecco, comunque sul fatto delle previsioni, sai che i nostri grandi colleghi fanno vincere i campionati alle squadre in base a un risultato. Ma magari poi ci divertiamo un po' anche su questo anche noi, ecco, altrimenti. Cioè, dopo un Juve Parma sembrava che fosse già tutto il campionato. Però magari questa settimana non parliamo di Serie A. Ecco, perché l'Inter dopo una ripresa ha avuto qualche problemino. Però vabbè, ci sta, un campionato è anche lungo, ma insomma, poi col campionato a tre punti credo che le cose si possano riaprire. Allora, passiamo la linea a Daniela per la lettura della prossima giornata di C1. Allora, Bra ST, Chiavazzese, Futsal Villa, MF Libertas Antignano, I Bassotti Top 5, Sportiamo Castellamonte, Sporting Rosta CRD, Riposa Real Mirafiori. Vedendo se ce lo lasciano un attimo, ecco, bravi, non tornate su di me che non sono così piacevole, ma tornate magari a rivedere, ecco, questo è meglio, ecco, ma ancora questo ancora di più. Vediamo, sentendo proprio Federico, Matteo e Alex, allora un commento sulle prossime gare. Bassotti contro il Top 5, non mi dite che è una partita difficile, perché è scontato. Sì, anche basta solo guardare la classifica. Noi abbiamo parlato poco del Top 5, ma abbiamo fatto male, perché loro sono molto bravi e l'hanno dimostrato anche in queste tre partite che hanno fatto. Non bisogna sottovalutarle e difatti le incontreremo sabato alle 6. Sarà sicuramente una bella partita giocata a viso aperto. Una corrida alle 6 in genere in Spagna, c'è la corrida. Federico? Beh, cambia tenore, perché sennò mi dici sono bravi, rispettiamo. Sulla nostra partita, sul giornale. No, no, sulla vostra, poi sul. Sulla nostra partita li conosciamo bene, perché anni che ci giochiamo contro, abbiamo fatto parecchi amichevoli. Sappiamo che sono giovani, quindi il nostro punto di forza è la corsa, non è che potrà valere tanto contro di loro. E secondo me vincerà chi sbaglierà di meno, perché il talento si equivale.
Scuola Punzurundu. Sì. No, Alex, invece voi il prossimo sabato dove sarete impegnati? Sì, contro l'Antignano, una partita molto difficile, diciamo. Speriamo di recuperare qualche giocatore e fare bene, perché è importante vincere. Tra l'altro giochiamo in casa e può essere un vantaggio. Un vantaggio, ecco. Va bene, allora analizzata il prossimo turno, torna a Daniela per la lettura dei tabellini di Serie A e Serie B. Allora, i risultati della seconda giornata di Serie A: Augusta Finplanet Fiumicino 0-2, Bisceglie Acque Sapone 2-3, Montesilvano Caos 8-0, Luparense Venezia 6-2, Real Rieti e Marca è stata rinviata al 12 ottobre per gli impegni in UEFA Futsal dei Trevigiani. Lazio Asti 3-3, Sport 5 Putignano Pescara 5-1. Vediamo la nuova classifica dopo due giornate, insomma, calcolando che c'è anche due squadre che devono recuperare. Allora, in testa Montesilvano e Sport 5 Putignano con 6 punti, Luparense, Lazio e Asti con 4 punti, Marca, Real Rieti, Finplanet Fiumicino, Acque Sapone 3 punti, Caos 1 punto, Bisceglie, Augusta, Venezia e Pescara 0 punti. E allora passiamo idealmente la palla al nostro Andrea Trovato, che sei un po' l'esperto di Serie A. Sì, espertissimo. Non parliamo di Serie A di calcio, esatto. 11, perché lì sei no. Stasera settimana no, sei no. Meno esperto. Non parlo più da un po' di tempo, meglio così. Ma magari dopo Mosca sì. Ma vediamo, dai. Allora, veniamo alla serie. No, parliamo di cose serie. No, ieri secondo me l'Asti ha fatto un ottimo pareggio in casa della Lazio. Non era facile giocare appunto in casa dei biancocelesti. Un Asti che ha dovuto anche fare meno di Patias e di Cavinato, che sono stati fermati ai box da degli infortuni muscolari. Un Asti che appunto sta mantenendo un ottimo rullino. Una vittoria in casa, un pareggio fuori casa, quindi può stare ancora con le prime. Ieri riposava la Marca per l'impegno in Champions League e speriamo che i trevigiani riescano a ripetere le orme del Montesilvano, che l'anno scorso per la prima volta ha portato a casa in Italia questo importantissimo titolo. Secondo te è un'impresa possibile per la Secondo squadra me trevigiana sì. O no? Vedendola anche in TV, non sulla nostra purtroppo, ma in qualcuna di più importante. Non arriviamo ancora fino a Treviso, però insomma. Però ci cercheremo di organizzare. Secondo me la Marca può arrivare fino in fondo. Può arrivare fino in fondo. Allora, adesso andiamo, Daniela, se li hai sotto mano, a leggere i tabellini di Serie B con i risultati e la classifica. Allora, seconda giornata di Serie B, Aimaville Real Cornaredo 2-4, Basilea Lecco 0-1, Ospedaletti City Turin Sinnai 4-8, PCG Presso CLD Carmagnola 1-3, Rosta Torino Cesana, Domus Bresso 4-0, San Biagio Monza, Aosta 6-6, San Vincenzo Genova, Tiguglio 4-3. Vediamo la nuova classifica. Allora, la classifica in testa Sinnai, Rosta Torino Cesana e CLD Carmagnola con 6 punti, San Biagio Monza, Aosta con 4 punti, Basilea, Aimaville, Real Cornaredo e Lecco e San Vincenzo Genova 3 punti, PCG Bresso, Tiguglio, Ospedaletti City Turing e Domus Bresso con 0 punti. Andrea, due cose. Intanto spiega di dov'è il Basilea, perché qualcuno mi ha chiesto. Basilea non è in Svizzera, ecco, perché ieri anche al campo perché qualcuno si diceva detto. Quello. Basilea è a Cagliari, e tra l'altro un'ottima squadra. Ieri il Lecco è andato a vincere 1-0 su quel campo e sarà difficilissimo per tutti. Quindi questo è un campionato molto aperto, quello di Serie B, perché le due sarde possono sicuramente dare fastidio a molte. Il Lecco ha rialzato la testa dopo la sconfitta dell'altra settimana. E poi attenzione a questo Sinnai, che l'MF conosce molto bene, perché è la squadra che l'anno scorso ha vinto la finale playoff di Serie C1. Squadra sarda anche. Una squadra sarda, anche il Sinnai, sempre in provincia di Cagliari. E poi ci sono tante altre squadre che possono dar fastidio. Abbiamo visto ieri il pareggio dell'Aosta col San Biagio Monza, nessuno se lo sarebbe aspettato, invece l'Aosta è stata fermata in casa da anche il San Biagio Monza, squadra neopromossa dalla Lombardia. Ha giocato l'anno scorso la Coppa Italia con l'LD Carmagnola, che abbiamo ripreso sempre noi di Spazio 5, quindi questo sarà un campionato molto molto difficile. Però fatemi dire, contentissimo per le nostre due squadre di Torino che sono lì in testa alla classifica. Adesso una cosa di parte, Rosta Torino ieri benissimo in casa con la Domus Bresso, e altrettanto bene c'è l'LD Carmagnola, che è andato a vincere su un campo difficile come quello dell'altro Bresso, dove sarà difficile per tutti andare a vincere. Quindi direi che è un campionato che è iniziato nel migliore dei modi per le squadre. Dicevamo l'altra settimana anche con i dirigenti del Rosta Torino che le nostre squadre piemontesi riescano ad arrivare di nuovo come l'anno scorso, sarebbe un altro successo importantissimo. Benissimo, grazie Andrea, come al solito la tua analisi non fa una grinza. Chi la lancia la pubblicità, io o te?
Lanciamo la pubblicità? Ma chi? Lanciamo la pubblicità. Lanciamo io. La pubblicità. Lanciamo la pubblicità. Restate con noi, la Juve tanto non vince. Ristorante La Terrazza a Rivarolo Canavese. Specialità della casa, pizza al tegamino, farinata, entrecotta argentina e specialità di mare. Gems, la nuova collezione 2011 ti attende al Gems Point di via Cesana 44 a Torino. Consulta gemsfutsal.it. Gems, la tua stagione al top. C'è un modo per sostenere i nostri progetti che non costa nulla. Devolvere il 5 per 1000 della propria dichiarazione dei redditi alla nostra associazione, indicando il codice fiscale 97 57 14 900 16. Sporting Bar, ristorante pizzeria, via Genova 62, a Cascine Vica, Rivoli. Salone per compleanni, battesimi e feste. Venerdì e sabato dalle 22, karaoke e disco music. Per info e prenotazioni 011 955 7797. CRD, da 54 anni a servizio dei meccanici, commercio e revisione su scala nazionale di motori di tutte le marche, per vetture, autocarri e industriali, Carmagnola. GM, azienda leader nel settore promozionale pubblicitario, realizza gadget su misura. Per ogni società sportiva ed evento, GM produce e realizza coppe, trofei e medaglie. Nella sede di Pianezza potrete visionare la grande varietà di abbigliamento sportivo, kit da calcio, calcetto, basket, pallavolo, accessori da campo, palloni, striscioni, bandiere. Le tecniche di personalizzazione sono eseguite all'interno dell'azienda, abbattendo i costi per il cliente. GM offre un servizio di qualità sia all'azienda che al privato grazie ad uno spaccio interno, dove potrete curiosare, richiedere preventivi senza impegno e qualsiasi informazione. Allora, siamo rientrati in studio. Prima di lanciare il servizio del campionato di Serie C2 tra lo Sporting Grugliasco e Villa Glicini, ci è arrivata una domanda per Federico e Matteo. No, perché qui la curiosità è tanta. Ma quando avevate l'allenatore, il signor Nini, Antonio Punzurudo, vi faceva giocare o no? Come mister l'abbiamo avuto solo in rappresentativa. Sì, ci ha sempre fatto giocare. Ecco perché, ecco che allora è svelato l'arcano, perché ne avete parlato bene, perché vi avete fatto giocare in allenamento. Sì, era per ringraziarlo. Era per ringraziarlo. Mai un problema, né mai una scarpata in testa, niente. No, mai. Assolutamente. Guardate che il naso cresce ancora, Non basta, dai, è già brutto così. Vabbè, ma non si... Non si rivelano i miei segreti di spogliatoio. No. Questo assolutamente no, anche perché non si sa mai, magari ritorna e quindi meglio tenerselo buono. Intanto salutiamo Nini che sarà allo stadio a fremere. Allora, dunque, aspetta che ho perso il filo. Ah, eccolo qua. Lancio del servizio di C2, grazie Valentina, se non ci fossi bisognerebbe inventarti, trasporto in Grugliasco e Villa Glicini, andiamo a vederlo. Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Giuseppe Albanese, giocatore del Villa Glicini. Oggi subito un esordio importante, una partita contro lo Sporting Grugliasco da due volte. Nel primo tempo 3-1 per loro, poi un grandissimo secondo tempo che vi ha permesso di portare a casa tre punti fondamentali. Sì, la prima partita ci siamo emozionati nel primo tempo e nel secondo siamo esplosi con la rabbia e con la voglia di vincere. E questo è il risultato. Secondo te cosa ha sbagliato? La squadra nel primo tempo, soltanto l'approccio mentale al nuovo campionato oppure il Grugliasco ha meritato qualcosa di più? Ma l'approccio mentale è la prima cosa, perché comunque l'emozione ti blocca a volte, però anche la voglia di vincere che si è sviluppata, si è dimostrata nel secondo tempo.
Ecco, avete dimostrato già di essere una squadra all'altezza durante la Coppa Italia contro l'MF, oggi vincendo sul campo dello Sporting Grugliasco, Villa Glicini, nonostante sia una neopromossa, si candida ad essere una delle protagoniste di questo campionato. Secondo te dove può arrivare questa squadra? Ma ancora presto per dirlo, perché comunque siamo ancora in fase di preparazione, arriviamo tutti dal calcio 11 e il mister Vaio tra un po' ci permetterà anche di organizzarci bene per il calcio 5. È una squadra che ha voglia di vincere, adesso vincere il campionato non si sa, però faremo un buon campionato, sono sicuro. Loris Smorgon, allenatore dello Sporting Grugliasco. Mister, oggi una partita da due volti, la tua squadra ha fatto un ottimo primo tempo concluso sul 3-1, poi nel secondo tempo a un certo punto si è spenta la luce, come mai? Perché c'è molto da lavorare a livello tattico, a livello difensivo, abbiamo fatto solo purtroppo tre amichevoli, tre partite voglio dire, due di Coppa Italia e una di campionato, siamo all'inizio, abbiamo 7-8 giocatori nuovi e dobbiamo amalgamarci. Nonostante questo, primo tempo abbiamo giocato il primo tempo alla pari contro un'ottima squadra che anzi poteva finire forse anche 4-1, non solo 3-1. Nel secondo tempo hanno giocato nettamente meglio, hanno fatto girare bene la palla, sono una squadra amalgamata, sono una squadra tosta, se non giochi 60 minuti contro squadre così finiscono così, c'è niente da fare. Ecco, ricordavi prima che la tua squadra è una squadra che è composta da due gruppi, il vecchio Sporting Grugliasco che lo scorso anno, ricordiamo, ha sfiorato la promozione C1 perdendo lo spareggio con la Chiavazzese, e il gruppo del CD che comunque ha fatto molto bene raggiungendo comunque i playoff sempre in Serie C2. Oggi la prima partita, un campionato comunque lungo, secondo te lo Sporting Grugliasco può di nuovo competere per salire di categoria? Ma dirlo adesso a priori non prometto niente, ma è nel DNA dello Sporting Grugliasco lottare su tutti i fronti. E adesso i miei ragazzi sono negli spogliatoi, sono incavolati neri, perché proprio nel nostro DNA ma non ci stiamo a perdere, è come se ricevessimo uno schiaffo in faccia e purtroppo però non abbiamo avuto la reazione, secondo me, la concentrazione nel secondo tempo, non abbiamo seguito le direttive che di solito lavoreremo in allenamento, gli allenamenti sono fatti proprio per questo e cercheremo di migliorarci. Per quanto riguarda i due gruppi, voglio precisare che non sono due gruppi, sono sei ragazzi che arrivano da Cirie erano comunque, qualcuno era già con noi, li conosciamo bene, abbiamo molta fiducia e secondo me se lavoriamo bene possiamo fare bene. Eccoci rientrati in studio, allora Daniela, il tuo momento, leggici i risultati delle classifiche. Allora, campionato Serie C2, risultati della prima giornata: Cinzano Pratiglione 7-7, Don Bosco Caselle e Poredia 2-2, Fenalc Deportivo 9-7, G3 Epitime Sparta Novara 6-5, Sporting Grugliasco Villa Glicini 3-6, Uniconet Gems Nichelino Smilte Real Campetto 3-4. E allora andiamo a vedere la prima classifica dopo la prima giornata. Allora, in testa Villa Glicini, Fenalc, G3 Epitime, Smilte Real Campetto con 3 punti, seguono Cinzano, Pratiglione, Don Bosco Caselle e Poredia 1 punto, Sparta Novara, Uniconet Gems Nichelino, Deportivo e Sporting Grugliasco 0 punti. Andrea. Perché ridi? No, io non rido, sei tu che ridi. Io ti guardo allora, tu abbiamo male, visto che faccio ancora sorridere qualcuno. No, un professionista del tuo calibro per me è sempre un piacere avere. Come no? Allora, parliamo di cose serie, visto che durante il servizio la gente non però parlava di cose serie, anche perché noi siamo rimasti sul più bello, dopo alla prossima pubblicità ci racconterai il finale. Ma eravate voi che eravate in quel luogo, io vi posso solo raccontare altre cose. Ma c'era Daniela che ci ha raccontato barzellette interessanti che però non possiamo ovviamente raccontare. Allora, andiamo, bisogna venire in studio per ascoltarle, quindi la domenica chi vuole venire, ma non guarda, infatti, le partite, viene qua e infatti vedi che di quella partita di cui andremo a parlare ora sono tutti allo stadio. Adesso? Vabbè, certo. Ah, già, c'è lunedì hanno giocato, già, ci sono allo stadio. Però raccontiamo una noi che l'abbiamo allora, vista. Allora, tu l'hai vista? No, io ho visto una bella partita.
tra due ottime squadre, visto che mi hanno anche rinfacciato che l'altra volta avevo detto che secondo me la Don Bosco Caselle era la favorita, ma ha detto ah, guardalo quello lì che tifa per la Don Bosco Caselle. Io ho detto non faccio il tifo assolutamente per nessuno. Faccio, però adesso a parte gli scherzi, due ottime squadre, lo Sporting Riesco che era in vantaggio di 3-1 nel primo tempo, poi incredibilmente nella ripresa per la squadra di casa si è spenta la luce, come dicevamo anche nell'intervista, è venuto fuori un ottimo Villa Glicini. Villa Glicini neopromosso, abbiamo avuto qui la scorsa settimana il mister e il capitano, una squadra che ha messo in difficoltà l'MF, Alex ce lo potrà dire, in Coppa Italia. È un Villa Glicini che si candida secondo me a essere una delle protagoniste di questo campionato di Serie C2, però lo Sporting Grugliasco potrà veramente anche mettere in difficoltà tante altre squadre. Un girone molto equilibrato, Giancarlo, ecco, secondo me. Un girone molto equilibrato. Infatti si è visto, diciamo, gli amici della Don Bosco Caselle, favoriti di Andrea Trovato, hanno pareggiato contro Leporedia. Quindi già lì un vuol primo dire. Esatto sorpresa. Anche se mi hanno detto che la Don Bosco Caselle ha giocato quasi tutta la partita in attacco e ha rischiato anche di perdere la partita. Quindi questo è anche il bello di questo sport. Poi attenzione anche allo Smilta che è andato a vincere fuori casa per 4-3. L'abbiamo vista in Coppa Italia col Deportivo. E tutto sommato è una squadra che può fare un buon campionato. Mi ha ben impressionato. Ti è ben impressionato. Allora, mentre fate arrivare il microfono ad Alex, che così ci dirà, anche visto che lui li ha affrontati, gli amici di Villa Glicini. Federico e Matteo, perché avete, mentre guardavamo il servizio parlavate di questa palestra, così per curiosità, perché è chiaro che è bello, ma noi l'abbiamo sentito, che ricordi avete su questa palestra? La vecchia Bombonera, diciamo, il nostro campo. Bombonera? Sì, il nostro campo inviolabile, diciamo, abbiamo giocato per anni su quel terreno quando ancora non era parquet, quando era palestra con zone addirittura rialzate e linee tutte storte. E per quanti anni siete stati imbattuti? Battuti è parolona, però punti in casa ne abbiamo persi veramente pochi, anche perché c'era il fattore campo minuscolo, non è abituati a giocare. Che effetto fa quando, ecco, tipo adesso vedete queste immagini e ripensate magari a tante partite, tanti episodi, tanti aneddoti che avendoci giocato sopra su questo campo? Nostalgia, di sicuro. Tanta nostalgia. Allora, una domanda che faccio in genere quando vengono gli amici del calcio 11, ma visto anche nonostante la vostra giovane età, una partita che vorresti rigiocare nel bene e nel male, c'è una sconfitta che ti brucia ancora oggi, la faccio tutti e tre, Alex, anche a te, quindi hai tempo a prepararti, è una vittoria invece che magari vi è arrivata. Ma allora, la sconfitta è stata l'anno scorso, gara di playoff contro l'Aosta. Però fuori casa. Però vorrei giocare. Sì, ecco, che vorresti rigiocare perché magari secondo te ti sei sentito. Ecco, la partita contro l'Aosta l'anno scorso, Under 21, partita di playoff, all'ultimo secondo hanno agguantato il pareggio, poi siamo andati supplementari e abbiamo perso i supplementari. E quello ti è rimasta lì. È rimasta, ce l'ho ancora qui, potevo tenere palla perché. Ecco, invece, e come l'hanno riagguantato il pari? Magari con un gol, con la mano. Mancavano 12 secondi alla fine, io a posto di tenere palla ho cacciato in porta, il portiere ha rilanciato poi straordinario portiere, forse siamo tutti, l'attaccante De Oliveira ha stoppato il pallone e si è rovesciato, si è girato, ha fatto un gran gol all'ultimo secondo e tempi supplementari, poi forse fossi lì non faresti quello che avresti fatto. No, avrei tenuto palla, l'avrei messa a casa, Federico? L'avrei portato a casa. Ma dell'anno scorso? No, ma della vita, perché insomma... Ne ho due, quella da rigiocare sarebbe quella l'anno scorso rappresentativa, la semifinale, che abbiamo perso i rigori mentre vincevamo 3-1 fino a 5 minuti alla fine, e poi contro la Puglia che poi ha vinto il campionato, quindi... L'allenatore era Nini? No, era Mr. Fail, che lo saluto. Sì, è un po' di... Suonatori di violini. Sì, perfetto, diciamo che quella ancora un po' me la sogno. E no, è partita giocata a San Giglio contro l'Aosta, due volte campione d'Italia, imbattuta da 3 anni, che abbiamo vinto 4-3, in casa nostra, è stato forse il massimo. La più bella vittoria. Sì, la più bella. Alex, allora, prima di vedere le tue partite nel bene e nel male, come hai visto Villa Glicini, che sono stati qui i nostri ospiti e insomma... Sì, Villa Glicini è una bella squadra per la C2. Poi ci hanno dato un po' di filo da torcere. È una bella squadra, secondo me può fare molto bene in C2. Quindi se lo alzi un po' così ti sentono anche meglio da casa, se no mi mandi in tilt il mio Gabriele. Ok. E invece le partite che hai dei rimpianti? Che invece le partite, diciamo che non sono arrivato poi così,
a fare un traguardo molto più importante, però l'anno scorso che ho fatto l'Under 21 con MF, che è stato anche il mio primo anno che ho cominciato a giocare ufficialmente a calcio a 5, diciamo che c'è stata proprio una partita all'andata contro i Bassotti. Sempre loro nel tuo destino. Sempre loro che mi mettono in difficoltà. All'andata la partita contro i Bassotti, che praticamente sono stato un disastro. Hai fatto ma giocavi con i Bassotti o con tu con avevi la maglia dell'MF, ma in pratica giocavi con loro. Sì, ho giocato con loro. Va bene. Allora, dunque, andiamo a vedere l'altro girone di C2, signorina Daniela. Allora, Daniela. I risultati della prima giornata di C2 girone B: Cantarana Pinasca 2-2, Alessandria Asai 20 5-4, Gabetto Pasta 5-4, Vaccheria Savigliano 5-5, Villaggio della Fonte Saturnio Moncaglieri 4-4, Villa Sport Gembusca 4-4. Allora, andiamo velocemente a vedere la classifica, anche perché è molto semplice. Allora, Alessandria e Gabetto con 3 punti sono in testa, Savigliano, Vaccheria, Gembusca, Saturnio Moncaglieri, Villaggio della Fonte, Villa Sport, Cantarana e Pinasca 1 punto, Asai 20, Pasta 0 punti. Direi di chiudere per poi passare la linea alla pubblicità. Questo girone, due sole vittorie, l'equilibrio mi pare. Poi non facciamo, sai, quei titoloni a 9 colonne. Anche perché appena partito il campionato, come anche l'altro girone, anche il girone B secondo me sarà un girone molto molto equilibrato. Lo dimostrano i tanti pareggi, noi siamo qui a scoprire l'acqua calda e sarà un bel campionato. Oggi fa caldo, quindi per carità. No, ma qua fa sempre caldo. Sì, chi viene qua si abbronza. Dicevamo anche l'altra volta, chi vuole venirsi a fare una lampada qui a Spazio 5, ovviamente è benvenuto, non costa nulla. Fare una colletta per un condizionatore. Esatto, questo no, ma serve a tenere in caldo l'ambiente. Però Gian, permettimi una cosa, se ci fosse una partita da rigiocare, aspetta, io non giocavo e neanche Pino, però Inter Napoli. Però no, assolutamente no. Però qui con i ragazzi, con Matteo e Federico, visto che parlavi prima di Mister Nini Punzurudu, in rappresentativa c'eravamo anche io e Pino 2 anni fa in Abruzzo, stavamo facendo veramente un grandissimo campionato del Trofeo delle Regioni, purtroppo ci ha fermato solo il terremoto, e io lo dico, l'ho sempre detto e lo dico da 2 anni, quell'anno avremmo vinto il torneo. Comunque so che quando arrivate in Abruzzo vi fermano prima per evitare problemi. Pino, allora, visto che... No, ecco, io volevo soltanto... Apro una piccola parentesi che tra virgolette c'entra o non c'entra niente. Volevo solo ricordare a tutti coloro che ci ascoltano da casa e soprattutto a tutte le società che Spazio 5 è nata per parlare di questo sport, per farlo crescere. Quindi è importante che le società siano presenti e che tutti ci diano una mano, perché qui noi tutti facciamo un grande lavoro, soprattutto di volontariato, credetemi. Quindi è importante che la domenica siate qui con noi a parlare di voi, perché io e Andrea commentiamo voi, non commentiamo noi stessi. Quindi Spazio 5, per fortuna, va avanti come quarta edizione, ma soprattutto per voi. Se tu, Andrea, vuoi ancora aggiungere qualcosa, sì, ci tenevo a dirlo perché è importante questo, forse la società non ha ancora capito ed è importante che lo sappiano. Ha detto bene Pino, adesso a parte le battute, è importantissimo questo, perché parliamo di calcio a 5 e per far crescere questo sport sono anni, dalla prima puntata di questo format, diciamo sempre che questo non è il fratello minore del calcio a 11. Poi ovviamente, Gian, adesso la battuta la devo fare, dovessimo parlare io e Pino delle cose nostre, un'ora non ci basterebbe, quindi... Assolutamente no, non basterebbero delle... Senti Pino, la stessa domanda la faccio a te, perché giustamente lo fate i giocatori, ma tu sei stato, insomma, sei un personaggio che nel calcio a 5 ha detto... Una partita che vorresti rigiocare. Se ne ricordi, è passato tanto tempo. Eh sì, effettivamente è passato tanto, tanto, tanto tempo. Forse la retrocessione da un campionato di Serie B. Sì, ma lei è una stagione, io dico una partita, sì. Quella partita famosa, singola, proprio contro... Allo spareggio. Era l'ultima di campionato, giornata, l'ultima di campionato, giocavamo in casa contro il Torino Cesana. Io giocavo nel Torino calcio 5, perché all'epoca c'è stata la divisione delle due squadre e abbiamo perso e siamo retrocessi. Ma è una sconfitta alla luce, adesso con molta tranquillità, serenità, sono passati degli anni, meritata tanti anni, o no? Tanti. Vabbè, tanti. Meritata, sì. Loro hanno meritato di vincere e noi di retrocedere.
Perché sai, ci sono le partite che insomma qualche volta l'arbitro o qualche evento ci mette la... No, sono stati più bravi ed era giusto che noi. Beh, lode a Pino per questa, come dice, sportività. Non è facile trovarla, tante volte, credo che Andrea me lo confermi, tanti allenatori quando perdono è più facile che li rintracci la Digos che non noi, e quando vincono invece sono sempre disponibili, ma questo è una cosa. Volevo aggiungere una cosa, Spazio 5, e lasciatemelo dire da una persona che ha parlato tanti anni, è sicuramente merito anche di Antonio Punzurudo. Io ironicamente tante volte ci scherzo, un amico con quale scherzo, però è una persona che dell'impegno, l'impegno nel sociale, nel calcio a 5 e in tutte le attività che fa, lo fa veramente con passione e con cuore. Non è una sviolinata, non è nel mio, perché quando ha perso gliel'ho anche detto, volentieri, ma magari un po'. Però in effetti Pino Larinese, Andrea Trovato, Jacopo Mestreni, Valentina, che in questo momento mi sfugge il cognome, ma ve lo dirò dopo perché adesso c'è la pubblicità, ma Antonio e Nini Punzurudo sono veramente, che per il calcio 5 non solo, fanno un impegno è veramente importante. La mia presenza qui è semplicemente un appendice, a volte gradita, a volte meno, però c'è. Dopo questo pistolotto, Daniela? Andiamo in pubblicità. Oh, che bello. A Torino, BMW e Mini, si dice B-Auto, il centro service tra i più grandi in Italia. Lo trovi solo da B-Auto, via Bologna, 102, Torino. Ristorante La Terrazza a Rivarolo Canavese, specialità della casa, pizza al tegamino, farinata, entrecotta argentina e specialità di mare. GEMS, la nuova collezione 2011 ti attende al GEMS Point di via Cesana 44 a Torino. Consulta gemsfutsal.it. GEMS, la tua stagione al top. Derby Igiene e Pulizia, prodotti e attrezzature per la pulizia nelle comunità, via Liguria 16, Savigliano. Ogni giorno nuovi articoli sui modelli in uscita, le recensioni dei modelli sul mercato, le prove su strada, i prezzi delle auto nuove e le quotazioni dell'usato. La scelta giusta per promuovere la tua azienda nei grandi tornei di golf. Visita www.multigolf.it. GM, azienda leader nel settore promozionale pubblicitario, realizza gadget su misura. Per ogni società sportiva ed evento, GM produce e realizza coppe, trofei e medaglie. Nella sede di Pianezza potrete visionare la grande varietà di abbigliamento sportivo, kit da calcio, calcetto, basket, pallavolo, accessori da campo, palloni, striscioni, bandiere. Le tecniche di personalizzazione sono eseguite all'interno dell'azienda, abbattendo i costi per il cliente. GM offre un servizio di qualità sia all'azienda che al privato grazie ad uno spaccio interno, dove potrete curiosare, richiedere preventivi senza impegno e qualsiasi informazione. Villaggio della Fonte, via Grangia 15, Scarnafigi, telefono 0175 74205. Grafart, via Galimberti 75, Manta. Per informazioni contattateci ad info@grafart.it. Allora, Valentina e Martinelli. E Nini mi ha detto che ha perso anche delle partite, ma questo lo sapevamo, non è che avessimo scoperto la... Con voi ha perso qualche partita? Il secondo anno, sì. È stato un po' più... Lui ha imparato a vincere soprattutto dalle sconfitte, ma come tutti, e d'altra parte... Allora, la prossima domenica inizia il campionato nazionale di Under 21. Bene, Daniela, fra parentesi, lettura prima giornata di U21, sarà Under 21, vai. Allora, Aosta, Celle di Carmagnola, Bra Ospedaletti, MFI Bassotti, Alessandria Aimaville, Libertas Santignano Top 5, Sportiamo Asti, Riposa il Rosta Torino. Allora, Alex, glielo fai arrivare il microfono da Alex? Vabbè, già un po'. Ah, beh, no, visto che ridi. Facci ridere. Oggi tutti. Mi fai ridere. Adesso, dopo esserti ricordato il cognome di Valentina. Non me l'ha detto lei, io non me lo ricordavo. Ma però Valentina è precisissima. Da casa volevano sapere, mi hanno detto. Sì. E il nostro grande impegno nel calcio 5 è il non solo. E non solo qual è? Il non solo nel calcio per noi 5. Il nostro grande impegno non... ma sono altre cose, altri hobby che avete, che coltivate, non so se si può dire in televisione. No, è meglio di no, perché poi nascono gelosie, invidie, lasciamo
lasciamo un velo di mistero. Se avranno piacere, magari a fine giugno lo sveleremo. Caro Alex, tu sei stato un ex Under 21 dell'Asti. Dell'Asti, diciamo che ufficialmente non sono stato proprio dell'Asti, sì, che mi allenavo ad Asti nell'anno in cui loro facevano la Serie B. C'è da dire che mi allenavo sempre anche con la prima squadra, è lì che ho conosciuto questo bellissimo sport e mi sono innamorato. Dello sport? Di questo sport. Ah. No. Si può innamorare di tante cose, no? Sì, sì. del calcio a 5. Ecco, diciamo. Allora, visto che hai aperto questo, siamo quasi in chiusura, quindi dovrò far veloce. Come è nata la passione per il calcio a 5 a Matteo? Perché in genere si parte col calcio a 11. Difatti io. Ecco, poi sfatiamo questa cosa che qualcuno. Ho sempre giocato a 11. Dopodiché. Anche lì era una promessa? Boh, non lo so. Vabbè. Comunque, sono intrapreso il calcio 5 anche perché guardando partite dei miei amici come Bugè, Perella, ho visto davvero uno sport diverso dal calcio 11, uno sport molto più di mentalità, quasi come il basket dove ci sono molti schemi, dove la palla è diversa, la palla è anti-rimbalzo, quindi è un altro sport molto più veloce, molto, per quanto mi riguarda, molto più piacevole. Matteo? No, Federico, scusa. Qua c'è scritto Federico, ma però è Federico. Penso di essere l'eccezione, nel senso non ho mai giocato a 11, io ho iniziato col calcio a 5. Quindi tu sei proprio nato, sì, nel calcio a 5? Ho iniziato tardi, da 9-10 anni. Che età volevi andare? In fasce? Beh, cioè, scusa, ma... primi calci, cioè, scuola calcio si fa molto prima. Lo sport, la passione è iniziata vedendo mio fratello che giocava all'epoca nelle giovanili dell'Itca Torino, campione d'Italia, dei vari Vassallo, Visconti, Granata, eccetera, eccetera. E niente, ho iniziato a giocare lì, prima nei tornei comunali, provinciali, poi sono passato alla Daico. e da lì è iniziato l'excursus. Benissimo. Alex, invece tu come hai cominciato? Io ho cominciato... più sul microfono, perché sennò dalla regia impazzisco. con una delusione del calcio a 11, che non potevo giocare, e invece sono passato... Perché non potevi giocare? Avevi qualche... Per i motivi sempre dei documenti, essendo straniero, diciamo così, motivi burocratici. Per questo motivo c'è stato anche il non tesseramento da Asti, che... Avevo cominciato bene, mi allenavo sempre con la prima squadra e l'Under. Ma tu nel tuo paese d'origine giocavi a calcio 11? A calcio 11, sì. Per ruolo? Portiere, sempre portiere. Non potevi scegliere un altro ruolo più facile, no? No, a parte che anche il fisico non mi ha aiutato tanto, che sono piccolino, nel calcio a 11. Quindi ho scelto il calcio a 5 sperando di poter fare di più. Pino, se prendi il microfono, proprio perché questo calcio 5 possa avere un futuro, possa seguire, bisogna partire dalla base, cioè dai giovani. Cosa si sta facendo? La scuola calcio 5 è importantissimo. Per fortuna in Piemonte ci sono società che si sono già attrezzate e la speranza è che tutte seguano quelle società, che quindi si attrezzino per fare il settore giovanile, la scuola calcio a 5, in modo tale che i ragazzi possano crescere, imparare a conoscere questo sport, che non preclude poi la scelta a 11, assolutissimamente. Quindi si può tranquillamente giocare fino a calcio a 5, fino a 10, 11 anni, e poi essere pronti, anzi, prontissimi ad andare a 11. Difficoltà non si riscontrano. È più facile, secondo te, dal calcio 5 passare al calcio 11 o dal calcio 11 passare al calcio 5? Dal calcio 5 passare al calcio 11, perché dal calcio 11 vengono insegnate cose completamente diverse e quindi chi poi approccia nel mondo del calcio 5 deve ricominciare da capo. Diverso è invece per il calcio 5, che si insegnano tante cose in più rispetto alle basi del calcio 11. Quindi arrivati poi ai 10 anni, si è pronti per affrontare sia un campionato di calcio a 11, il calcio a 11 tranquillamente. Questo agevola tantissimo, secondo me, un giocatore, un ragazzino che vuole scoprire questo sport, tenendo presente che esiste anche il calcio a 11. Quindi è fondamentale il settore giovanile, importantissimo. Per fortuna abbiamo il giovanissimo. Si sta muovendo in questa La federazione si sta muovendo, sta facendo bene, ma mi permetto di dire che deve ancora fare di più.
perché altrimenti Gianni, ti unisci a Gianni Morandi e il trio che cantava, al trio si famoso, può fare di più, si può fare di più, si può fare di più. Ma in tutto, come in tutte le cose, in tutte le cose. Chiaro che ci vanno i suoi tempi, però bisogna stringere, perché sono passati troppi anni, sono 20 anni che conosco questo sport. Quando sono passato 20 anni or sono, dal calcio a 11 al calcio a 5, il primo anno famoso che si poteva giocare sia a 11 che a 5, per me è stato un po' un passaggio semplicissimo, perché a differenza di loro, noi giovani giocavamo ancora in mezzo alla strada. All'epoca. All'epoca, e in mezzo alla strada c'erano le sponde, i marciapiedi, i muri, quindi passare a 5 poi è stata una cosa abbastanza semplice. I triangoli venivano meglio. Venivano da soli, tu giocavi già con le te la ridava al posto giusto adesso. Negli oratori era così, oggi purtroppo questo non accade, oggi bisogna insegnare tutto, addirittura correre, a cadere. Comunque, anche quello è importante. È importante, Andrea, sì. Chiudiamo con te, grande portiere se non ricordo. È chiaro, male. Infatti il calcio 11 ancora mi rimpiange. Va bene, non dopo parire. Questa possiamo chiudere anche, non la puntata domenicale, ma direi annuale, perché il calcio 11 ti rimpiange. È chiaro, anche perché tanti campi canavesani mi ricordano ancora e anche le mie prestazioni. Nel bene e nel male. Beh, assolutamente, perché anch'io ho le mie... In effetti Ranieri aveva pensato di sostituire il portiere. Penso che ti io ero pronto, chiamare. Io... A meno rigori tu li blocchi. Quest'anno sto pronto a tornare a giocare. Mi manca il calcio a 5, però posso dirlo che mi sono innamorato di questo sport quando proprio ho fatto questa avventura in Abruzzo con Federico, con Matteo e con l'altro Federico, il trio che abbiamo intervistato durante la partita. E ovviamente grazie a Nini, con cui ci conosciamo ormai da tantissimo tempo, in quell'occasione ho conosciuto Pino. Poi sono entrato a far parte di questa grandissima famiglia di Spazio 5, che sia stato un bene o un male... Lasciamolo decidere ai telespettatori. Diciamo che la fortuna arrivano sempre insieme. Allora, Daniela, dovresti leggere se c'è ancora la prima giornata del campionato juniores e poi, nonostante che abbiamo finito e ce ne andiamo in pace. Allora, campionato regionale juniores, girone A, Grosso Aosta, Castellamonte Pinasca, ST Sermig, Fiano Rosta, Top 5 Bassotti. Girone B, Asti Bra, Aurora NF, Carmagnola Cantarana, Futsal Villa Antignano. Andrea, c'è qualche favorito? Beh, ovviamente dire la Aosta è scontato. Vabbè, visto che allora facciamo... non so quanti anni sono che vincono il campionato regionale. È come la Red Bull in Formula 1, vincono sempre. Beh, però secondo me qualche sorpresa ci potrà essere. So che l'Asti sta lavorando molto bene sul settore giovanile e poi appunto diciamo sempre il terzo incomodo può venire fuori. Pino? Andrea ha fatto preciso la Aosta è sempre la solita favorita. L'Asti, come ha detto giustamente Andrea, si è equipaggiata bene, quindi potrà fare bene e poi parola vedremo. Di Andrea trovato. Esatto. Vabbè, sì. Io tengo la puntata e ne parliamo poi alla fine dell'anno, va bene? D'accordo. Allora, siamo in chiusura. Io ringrazio Daniela Romanisio della sua. Grazie a voi. Buona settimana, attenzione. Grazie. Ai plichi che cadono dagli scaffali. Federico Bugge e Matteo Minchillo, grazie a voi, continuate a suonare il violino, siete bravissimi, non so se giocate così bene a calcio 5, grazie ad Alex Stanescu, grazie, a voi. Grazie anche a Pino Larinese e Andrea Trovato, la prossima settimana saremo qua forse con più verve, non ci sarà Juve Milan, non ci sarà neanche la Serie A, quindi saremo tutti per voi. Allora, grazie anche a Valentina Martinelli, Andrea è qua, Jacopo Mestreni e Gabriele Tomasin che mi fa segno di correre. Noi ci vediamo domani sera con Lunedì Sport. Buon proseguimento di serata a tutti.